Radio c'è un pulcino. Is a Taliban takeover of Afghanistan now inevitable? No. È il pulcino pio. The Afghan troops have 300,000 well-equipped and an air force. Pio, pio, pio. Against something like 75,000 Taliban. It is not inevitable. Budalo di Tuma. Budalo di Tuma. Oh, Rambo, com'è? Frizione, com'è? Senti, ero venuto a proporti un affare. Un acquisto di un bel cellularino, 93 euro, come lo vedi? Complete di tutto, MTS, USB. Bluetooth ce l'ha, eh? No. Parallels between this withdrawal and what happened in Vietnam with some people feeling... None whatsoever. Zero. There's going to be no circumstance where you see people being lifted off the roof of a embassy in the, of the United States from Afghanistan. Your own intelligence community has assessed that the Afghan government will likely collapse. That is not true. They clearly have the capacity to sustain the government in place. Ma l'hai risolto il problema del PIN? Ma che? E il PUC? Non ti va più la SIM, eh? Sì. Io ho preso l'UMTS della 3, quello di Amendola, con la MIFIA. Uno può sbloccare, scusa. Ma io c'ho TIM. La MIFIA c'è Wind. E col 3 non va, capito? Sicché, come fa adesso? Ti rendi conto? C'ho due telefonini 200 euro? Buttati via per davvero. Se uno deve fare un consuntivo a 20 anni di questa guerra, non salvi niente. Quello è servita, zero. La guerra poi si associa sempre con la bugia, no? C'è bisogno di raccontare frottole per giustificare l'assassinio di persone. Qui si parla di miliardi, miliardi, miliardi di dollari. Ci sono stati mesi in cui gli Stati Uniti hanno speso più di 5 miliardi al mese, che è una follia. Poi ci sono 150.000 morti, in prevalenza civili. Se non ci fosse stata contestualmente la guerra, ma soltanto cercare di ricostruire un paese, sarebbero bastati sì probabilmente un 5% delle spese militari per rendere l'Afghanistan una specie di Svizzera. Ottolina TV, comunque vada, sarà successo.